La Regione Emilia-Romagna finanzierà un contributo pari a 6.000 euro per il comune di Noceto e servirà per un progetto molto importante che riguarda lo sviluppo sostenibile. Giovanna Maini, assessore alla pianificazione ambientale, un progetto decisamente molto importante che riguarda anche altre realtà comunali. Il piano dell'energia sostenibile è un piano che permette di guardare il nostro territorio sotto una lente di ingrandimento. Occorre, per così dire, capire quello che è Noceto nelle sue varie componenti, cioè dalla mobilità, dal fabbisogno degli edifici, che ricordiamo che gli edifici sono molto più impattanti dal punto di vista appunto ambientale. In conseguenza, questo progetto, che attraverso questo contributo che ci offre la Regione, faremo, per così dire, delle azioni che sono innanzitutto degli obiettivi, perché solo attraverso la consapevolezza del proprio territorio si possono mettere in campo le cosiddette migliorie. Ci sono già dei progetti in cantiere? Avete già iniziato a sviluppare qualche idea particolare? Noi abbiamo come Consiglio Comunale nel febbraio 2015 aderito su base volontaria al primo PAES, infatti oggi si chiama PAES con la C finale, PAESC, perché è stato aggiunto ed è un proponimento che ha voluto la Regione per aggiungere la C che deriva da clima. Di conseguenza, noi avendo già impaginato e costruito le azioni, abbiamo iniziato a fare già delle opere di efficientamento, tipo l'utilizzo di pannelli fotovoltaici in alcuni edifici comunali. Se oggi ci rivolgiamo a un acquisto di un'auto per il parco del municipio, ci avviciniamo a quello che è l'auto elettrica, cioè tutte le azioni che devono andare in quella direzione, come ha voluto, e l'ho precisato nel Consiglio Comunale del 30 maggio, che è dal 2007-2008, cioè l'Europa ci sta dicendo che dobbiamo agire, e siamo noi ad una scala locale che dobbiamo cercare di mettere in campo, per così dire, le cosiddette azioni buone di questo piano.